Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Talzenna Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 24 giugno 2022. Cos'è Talzenna? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Talzenna durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Talzenna? Talzenna è un farmaco a base del principio attivo talazoparib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori della poli, ADP ribosio, polimerasi, PARP. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Talzenna può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Talzenna 0 e 25 mg 30 capsule rigide, Talzenna 1 mg 30 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Pfizer Europe Mail, concessionario Pfizer SRL, ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo talazoparib, gruppo terapeutico antineoplastici, forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni. Talzenna è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA mezzo, affetti da carcinoma mammario HER2, negativo localmente avanzato o metastatico. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con una antraciclina e barra un taxano nel contesto neo, adiuvante, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dei pazienti non idonei per tali trattamenti, vedere paragrafo 5.1. I pazienti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali, HR, devono essere stati precedentemente trattati con terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia endocrina. Posologia. Il trattamento con Talzenna deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali. I pazienti devono essere selezionati per il trattamento del carcinoma mammario con Talzenna sulla base della presenza di mutazioni germinali BRCA patogene o sospette patogene, riscontrate da un laboratorio qualificato mediante un metodo di analisi validato. La consulenza genetica per i pazienti con mutazioni BRCA deve essere eseguita secondo la normativa locale, ove applicabile. Posologia. La dose raccomandata è 1 mg di talazoparib una volta al giorno. I pazienti devono essere trattati fino a progressione di malattia o comparsa di tossicità inaccettabile. Dose dimenticata: se il paziente vomita o salta una dose, non deve assumere una dose supplementare. La successiva dose prescritta deve essere assunta all'orario previsto. Aggiustamenti della dose: al fine di gestire eventuali reazioni avverse al farmaco, è necessario prendere in considerazione l'interruzione del trattamento o una riduzione della dose sulla base della severità e della presentazione clinica, vedere tabella 2. Le riduzioni della dose raccomandate sono indicate nella tabella 1. Tabella 1. Aggiustamenti della dose per tossicità. Livello di dose: dose iniziale raccomandata 1 mg, una capsula da 1 mg, una volta al giorno. Prima riduzione della dose 0,75 mg, 3 capsule da 0 e 25 mg, una volta al giorno. Seconda riduzione della dose 0,5 mg, 2 capsule da 0 e 25 mg, una volta al giorno. Terza riduzione della dose 0 e 25 mg, una capsula da 0 e 25 mg, una volta al giorno. Prima di iniziare la terapia con Talzenna, è necessario eseguire un emocromo completo e continuare a monitorarlo mensilmente e, quando clinicamente indicato, vedere tabella 2 e paragrafo 4.4. Tabella 2. Modifica e gestione della dose. Sospendere Talzenna fino al raggiungimento di riprendere Talzenna emoglobina. Evitare l'utilizzo concomitante di forti inibitori della PGP durante il trattamento con talazoparib. La somministrazione concomitante deve essere considerata solo dopo attenta valutazione dei benefici e dei rischi potenziali. Se la somministrazione concomitante di un forte inibitore della PGP non può essere evitata, la dose di Talzenna deve essere ridotta alla dose inferiore successiva. Quando il forte inibitore della PGP viene interrotto, la dose di Talzenna deve essere aumentata, dopo 3-5 mievite dell'inibitore della PGP, alla dose usata prima dell'inizio della somministrazione del forte inibitore della PGP, vedere paragrafo 4.5.
popolazioni particolari compromissione epatica, non è necessario alcun aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione epatica lieve, bilirubina totale di 1 limite superiore di normalità ULN e aspartato aminotransferasi AST ULN, o bilirubina totale da 1,0 a 1,5 ULN AST qualsiasi, compromissione epatica moderata, bilirubina totale da 1,5 a 3,0 ULN AST qualsiasi, o compromissione epatica severa, bilirubina totale 3,0 ULN AST qualsiasi, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale, non è necessario alcun aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione renale lieve, 60 ml barra min di clearance della creatinina CRCL, 90 ml barra min. Per i pazienti con compromissione renale moderata, 30 ml barra min di CRCL, 60 ml barra min, la dose iniziale raccomandata di Talsenna è di 0,75 mg una volta al giorno. Per i pazienti con compromissione renale severa, 15 ml barra min di CRCL, 30 ml barra min, la dose iniziale raccomandata di Talsenna è di 0,5 mg una volta al giorno. Talsenna non è stato studiato in pazienti con CRCL, 15 ml barra min, o che necessitino di emodialisi, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti anziani, non è necessario alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti anziani, e 65 anni, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Talsenna nei bambini e negli adolescenti, 18 anni di età, non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Talsenna è per uso orale. Per evitare il contatto con il contenuto della capsula, le capsule devono essere ingerite intere e non devono essere aperte o disciolte. Possono essere assunte con o senza cibo, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Allattamento al seno, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Mielosoppressione. Sono stati riportati casi di mielosoppressione inclusa anemia, leucopenia barra neutropenia e barra o trombocitopenia in pazienti trattati con talazoparib, vedere paragrafo 4, 8. La terapia con talazoparib non deve essere iniziata prima, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Talazoparib è un substrato delle proteine di trasporto del farmaco PGP e VCRP, Breast Cancer Resistance Protein, proteina di resistenza del carcinoma mammario, e viene eliminato principalmente per escrezione renale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Talsenna insieme ad altri farmaci come Cicorin, Ikervis, Sandimmun, capsula molle, Sandimmun neural, capsula molle, Sandimmun neural, soluzione, Sandimmun, soluzione, Sandimmun, soluzione, uso interno, Vercazia, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Talsenna durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Talsenna durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile barra contraccezione in uomini e donne. Le donne in età fertile non devono iniziare una gravidanza durante la terapia con Talsenna e non devono essere in stato di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Talsenna può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In seguito all'assunzione di talazoparib si possono avvertire stanchezza barra astenia o capogiri. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza complessivo di Talsenna è basato sui dati aggregati di 494 pazienti che hanno ricevuto talazoparib ad una dose di 1 mg, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le informazioni note sul sovradosaggio di talazoparib sono limitate. Non sono state riportate reazioni avverse in un paziente che ha accidentalmente assunto 30 capsule da 1 mg di talazoparib il giorno 1 e che è stato immediatamente trattato con decontaminazione gastrica. I sintomi del sovradosaggio non sono stati determinati. In caso di sovradosaggio, è necessario interrompere il trattamento con talazoparib e il medico deve prendere in considerazione la decontaminazione gastrica, adottare misure di supporto generali e trattare il paziente in base ai sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri agenti antineoplastici, codice ATC. L01XK04. Meccanismo d'azione. Talazoparib è un inibitore degli enzimi PARP, PARP1 e PARP2.
Gli enzimi PARP sono coinvolti nelle vie di segnalazione, proprietà farmacocinetiche. L'esposizione al talazoparib è generalmente aumentata in modo proporzionale alla dose nell'intervallo da 0,025 mg a 2 mg in seguito alla somministrazione giornaliera di dosi multiple. Successivamente all'assunzione giornaliera ripetuta, dati preclinici di sicurezza cancerogenicità, non sono stati condotti studi di cancerogenicità con talazoparib. Genotossicità talazoparib non è risultato mutageno in un test condotto sulla mutazione batterica inversa, test di Ames. Talazoparib è risultato, elenco degli eccipienti contenuto della capsula cellulosa microcristallina silicizzata, SMCC cellulosa microcristallina e diossido di silicone, rivestimento capsula da 0,25 mg promellosa, HPMC, ferro ossido giallo, E172, titanio diossido, E171, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.